Benvenuti all'Istituto di Istruzione Superiore Augusto Righi, che ho l'onore di dirigere. Vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare a tutti i genitori, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che hanno accolto il nostro invito, partecipando all'Open Day dell'Istituto Righi. Naturalmente, considerato il particolare e complesso momento che stiamo vivendo, caratterizzato da una forte situazione emergenziale, il nostro Open Day si svolgerà in modo virtuale, a distanza, almeno fin tanto che non avrà fine questo stato di emergenza. L'Istituto di Istruzione Superiore Augusto Righi da sempre rappresenta una realtà profondamente significativa nel contesto territoriale reggino, avendo contribuito nel tempo a formare professionisti brillanti, affermati e stimati. Il nostro istituto è un istituto tecnico afferente al settore tecnologico ed in quanto tale presenta tutti i vantaggi che gli istituti tecnici offrono. I ragazzi e le ragazze che conseguono il diploma presso un istituto tecnico settore tecnologico hanno infatti una duplice possibilità. Innanzitutto, proseguire il percorso degli studi qualora lo ritenessero iscrivendosi presso qualsiasi facoltà universitaria. In secondo luogo, poter spendere immediatamente e concretamente il diploma conseguito nel mercato del lavoro. Questo perché il carattere identitario del nostro istituto è quello di fornire ai discenti una profonda e eccellente preparazione scientifico-tecnologica, che però non prescinde da un'altrettanto eccellente preparazione di base. Ed infatti la preparazione di base, quindi un'ottima base di cultura generale, viene fornita attraverso gli studi che si svolgono nel biennio, che è comune a tutti e tre gli indirizzi. Invece il triennio, che caratterizza i tre diversi indirizzi, serve a dare agli discenti una preparazione altamente professionalizzante con l'acquisizione di tutte quelle competenze tecniche e specialistiche che oggi il mercato del lavoro richiede a gran voce, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Devo dire che oggi l'Istituto Righi apre le sue porte con grande entusiasmo per accogliere i genitori, le studentesse e gli studenti che frequentano la terza classe delle scuole secondarie di primo grado e che saranno chiamati tra poco a compiere una importante e significativa scelta in merito a quello che sarà il percorso scolastico superiore, consapevoli del fatto che tale scelta inevitabilmente inciderà su quello che sarà il loro futuro percorso professionale e di vita. Sarà ugualmente bello per loro, anche se virtuale, poter entrare ovviamente in contatto con la nostra scuola, interagire con i nostri docenti e con i componenti di tutta la comunità scolastica del Righi, conoscere la nostra variegata e interessante offerta formativa curriculare ed extracurriculare, visitare le nostre ampie aule, i nostri ambienti, ma soprattutto visitare quello che credo sia il fiore all'occhiello dell'Istituto Righi, tutto ciò che attiene al settore dei laboratori. Infatti tengo a precisare che la cultura che il Righi fornisce ovviamente agli studenti è sicuramente una cultura basata su conoscenze teoriche, ma buona parte viene appunto affidata a quella che è l'attività laboratoriale, che è proprio quella che fa sì che i ragazzi acquisiscano quelle competenze oggi richieste profondamente dal mercato del lavoro. E quando parlo di laboratori intendo fare riferimento a laboratori di chimica, di fisica, di informatica, all'aula multimediale, al laboratorio aeronautico con il simulatore di volo e con i droni, al laboratorio di topografia, al laboratorio di microbiologia e quello dedicato all'educazione ambientale. Analizziamo adesso gli indirizzi che caratterizzano il nostro istituto. L'indirizzo Costruzioni Ambienti e Territorio, CAT, ex Geometra, l'indirizzo Trasporti e Logistiche, dunque l'aeronautico, e l'indirizzo Biotecnologie Sanitarie. Ciascuno di questi indirizzi da qualche anno si è arricchito di una curvatura. Ricordo che le curvature sono dei percorsi di studio che servono a fare acquisire ai discenti delle competenze ancora più altamente, squisitamente tecniche rispetto a quelle ordinariamente acquisite durante il normale percorso scolastico. L'indirizzo Costruzione Ambienti e Territorio, arricchito dalla curvatura Architettura di Interni e Sostenibilità Ambientale, si rivolge evidentemente a tutti coloro i quali mostrano particolare interesse e inclinazione verso tutto ciò che riguarda l'edilizia, il territorio, la costruzione e l'ambiente. Vorrei aggiungere che da quest'anno l'indirizzo CAT si è arricchito del corso serale, cioè del percorso di istruzione di secondo livello per adulti, e in questo il Righi continua a fornire
importanti servizi al territorio reggino, in quanto dà la possibilità a tanti adulti che per vari motivi non hanno potuto completare il percorso di studi di completarlo, acquisendo il diploma in costruzioni, ambienti e territorio. Gli sbocchi professionali che questo indirizzo può dare sono molteplici. Intanto la possibilità per i ragazzi che intendessero farlo di proseguire gli studi universitari iscrivendosi presso qualsiasi facoltà universitaria. Ricordo a questo proposito che per effetto del recente decreto numero 44 del 2020 sono state istituite delle lauree brevi con carattere professionalizzante attinenti proprio alle materie della costruzione del territorio e dell'ambiente. Queste lauree offrono ai diplomati in CAT dei vantaggi, nel senso che alcune delle discipline che i ragazzi studiano durante il percorso quinquennale fanno sì che gli stessi possano acquisire dei crediti formativi universitari valevoli ai fini del conseguimento della laurea. E il diploma in CAT è spendibile anche immediatamente e concretamente sul mercato del lavoro qualora non si volessero proseguire gli studi universitari. Dà la possibilità infatti alle studentesse e agli studenti che lo conseguono di intraprendere la carriera di topografo, di grafico, di estimatore, oltre che di svolgere la libera professione, di trovare impiego nel settore pubblico presso gli uffici tecnici dei diversi enti locali e dunque comune, città metropolitana, regione o anche presso ditte private. L'indirizzo trasporti e logistica, e quindi aeronautico, arricchito della curvatura controllo del traffico aereo, è chiaro che si rivolge ad una platea fortemente interessata a quello che è il mondo dell'aeronautica. Numerosi anche qui sono gli sbocchi professionali che il diploma in questione consente. Innanzitutto la possibilità di iscriversi presso qualsiasi facoltà universitaria e di intraprendere qualunque carriera militare. E inoltre la possibilità di intraprendere la carriera di pilota, di manutentore di aeromobile, di controllore del traffico aereo, di gestore di società aeroportuali. Di recente il nostro istituto si è arricchito di un altro aspetto importantissimo che tende ad avvantaggiare il diplomato in aeronautica. La possibilità di conseguire la licenza di operatore FISO, cioè di operatore del servizio di informazione volo. Questo perché l'Istituto Righi ha ottenuto da parte di ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il riconoscimento del percorso di studi quinquennale indirizzo aeronautico. Tutto questo consente alle studentesse e agli studenti diplomati appunto in trasporti e logistiche dà la possibilità di sostenere direttamente, immediatamente davanti a ENAC l'esame per conseguire la licenza di operatore FISU con grande risparmio non soltanto economico ma anche di studio. Infatti molte delle discipline già studiate durante l'ordinario percorso scolastico da parte dei ragazzi e delle ragazze vengono convalidate da ENAC ai fini del conseguimento della licenza FISO. Il tutto chiaramente a differenza di quello che dovrebbero fare i diplomati di altri istituti che per conseguire una simile licenza dovrebbero appunto sostenere elevati costi per sostenere l'esame, oltre che frequentare un corso volto a far acquisire loro tutte quelle competenze che i nostri diplomati invece acquisiscono già durante il normale percorso scolastico. L'indirizzo biotecnologie sanitarie, arricchito della curvatura biomedicina e professioni sanitarie, fornisce diciamo una formazione che prepara quelle che sono le professioni medico-sanitarie. Anche in questo caso gli sbocchi professionali sono notevoli, la possibilità per i ragazzi di iscriversi presso qualsiasi facoltà universitaria per conseguire le lauree brevi, come per esempio pensiamo alla carriera di infermiere o di fisioterapista, o anche per conseguire le lauree a ciclo unico, quindi le lauree magistrali in medicina, veterinaria o farmacia, ma anche la possibilità di non proseguire ovviamente gli studi universitari e di spendere immediatamente e concretamente il diploma attraverso appunto una carriera intrapresa nell'ambito dei laboratori di analisi al fine di attuare appunto ricerche per l'industria e per appunto i vari laboratori. Detto questo, vorrei concludere la presentazione della nostra storica scuola con il motto che ci rappresenta e che racchiude in sé i nostri tre significativi indirizzi. Vola in alto per costruire vita. Vola in alto richiama l'indirizzo aeronautico, il costruire richiama l'indirizzo costruzione ambienti e territori, vita richiama biotecnologie sanitarie, in quanto vita in greco si dice bios. Bene, quindi ragazzi, volate in alto per costruire vita, inseguite i vostri sogni con serenità, con entusiasmo, seguendo le inclinazioni e le attitudini, ma soprattutto seguite i vostri sogni con la responsabilità e la consapevolezza di quello che dovrà essere il vostro futuro percorso professionale e di vita.